Abbiamo di fronte un decreto semplificazione che dovrà essere una prima risposta a una cancrena burocratica che da più di 20 anni comporta un ritardo di competitività del nostro paese, soprattutto nel tessuto imprenditoriale e nell'impresa. Abbiamo la consapevolezza che per quanto ampie siano le risorse pubbliche che vengono messe a disposizione, non saranno mai sufficienti se non riusciamo a mobilitare il capitale privato. E per mobilitare il capitale privato c'è bisogno di certezza e fiducia. Dobbiamo dare certezze e fiducia ai nostri imprenditori, anche attraverso le opere di sburocratizzazione, che non può essere un modo per mettere i bastoni tra le ruote di chi vuole fare impresa sana, ma deve mantenere forte le dinamiche di controllo e verifica di chi invece vuole fare il furbo. Noi dobbiamo. Lo dico sempre, se ci sono le rapine in banca, la risposta non può essere quella di chiudere gli sportelli bancari, la risposta è quella di far sì che chi rapina vada in galera.